persone rispetto alla scaletta prevista, abbiamo qui accanto a noi Francesca Corrado di Murale. Buonasera a tutti, grazie dell'invito per una presentazione doppia. Io sono Francesca Corrado, sono un'economista ricercatrice, vivo a Modena, sono appassionata di videogiochi da quando avevo 10 anni e sono presidente di un'associazione che si chiama PlayerS e che si occupa di promozione del gioco sano. Io sono Elena Nacci invece, sono di Milano e sono una game designer e social di PlayerS, quindi anch'io passione ludica come la mia vita e lo porto avanti appunto tramite questa associazione. Oggi presentiamo Unravel, che è una startup di cui io e Ilenia siamo socio fondatrici. È una startup che si occupa di sviluppare giochi, videogiochi e di fare formazione attraverso questo strumento ludico. Volevamo introdurre brevemente il tema del gioco per inserirci nella provvista di legge. Perfetto, allora il gioco è ormai un campo di espansione totale. Abbiamo dati che portano 29 milioni di giocatori, anzi di videogiocatori, quindi neanche tutto il mondo del gioco, solo in Italia, e si presume che nel 2017 il flusso per sempre legato al mondo del videogioco, il flusso di soldi sarà di circa 100 miliardi in tutto il mondo di dollari. Quindi è un mondo terribilmente in espansione e fa parte di quello che è l'industria creativa attuale di intrattenimento. Il gioco, oltre ad avere delle caratteristiche tipiche, cioè il divertimento, il coinvolgimento tipiche appunto di qualsiasi gioco, può essere molto utile per avere una PIL maggiore a livello formativo, perché ti permette di memorizzare dati anche molto complessi, ti permette anche di sbagliare, perché comunque nel gioco sei in un ambiente protetto e quindi puoi fare esperienze di altra natura, e inoltre, ma non l'ultima cosa, permette di raccogliere un sacco di dati comunque sugli utenti che giocano a un determinato titolo. E i nostri clienti sono aziende pubbliche profit o private profit e non profit e i giocatori. E offriamo, diciamo, il nostro prodotto, quello i nostri giochi cercano di migliorare o il comportamento, o modificare o il comportamento del giocatore, o di migliorare la performance di un'azienda. I nostri giochi utilizzano sia le tecniche appunto del gaming, ma anche il data mining, il big data e tecniche di machine learning o sensoristica in alcuni casi, come ad esempio in alcuni nostri progetti. In alcuni nostri progetti che riguardano anche le mostre e i musei. Nei nostri progetti, quindi, gioco è trasversale a diversi settori. Stiamo lavorando ad esempio nell'ambito della salute su un progetto relativo ad Alzheimer, sulla rendicontazione sociale, quindi sul sviluppo di progetti legati sia a gioco da tavolo o software per la CSR. Abbiamo già presentato una mostra a Carpi e la stessa mostra sul gioco viene presentato da luglio in un outlet a Castel Sant'Angelo a Pescara, e stiamo lavorando con il Museo della Tecnica e della Scienza di Trento, perché come il MoMA aveva già intuito nel 2012, il gioco è particolarmente interessante. C'è dal 2012 una parte espositiva sui videogiochi storici proprio a New York. Il team è formato appunto da me e Ilenia. Abbiamo un advisory board, Marisa Bertolo, che è una docente di game design del Politecnico di Milano. Siamo un po' tra Milano e Modena. Andrea Poverato invece è il nostro mentor, perché facciamo un percorso alla Bocconi all'interno di Startup Training. È il nostro esperto di Big Data, Davide Barbieri, e i collaboratori esterni li peschiamo dall'associazione, siamo circa 30 persone, esperti e appassionati di gioco sotto diverse forme, gioco da tavolo, videogiochi, giochi di ruolo, eccetera, eccetera. E noi appunto abbiamo letto nella proposta che c'è un interesse appunto nelle imprese creative e culturali. Sappiamo che nel 2015 c'è stata una commissione sulla cultura che ha discusso dei videogiochi, e crediamo che il videogioco possa essere un
inserire in una proposta in questo tipo, perché è un settore fortemente in crescita e si possono creare delle sinergie positive anche tra il mondo del gioco e le istituzioni culturali, come abbiamo già fatto anche sul territorio nazionale. Grazie a voi.